Allora, buongiorno, buonasera, sono tornata in questo momento a casa e mi scuso per i capelli, ma il problema è fuori piove, tira vento e oggi i capelli sono veramente esplosi, non vogliono sapere niente, cioè in qualunque modo io li metta diventano proprio così e non ci si può fare niente. Quindi, insomma, scusate, vabbè, questa è la situazione. Poi mi tolgo l'orologio. Sono tornata adesso a casa e sono un po' così, sono un po' fatto dentro e fuori svariate volte durante questa giornata e mi appresto a fare questo video, poi a cenare, poi finalmente a dichiarare concluso questo venerdì un po' caotico. Allora, che ci metto dentro questo libro? Dentro questo libro? Dentro questo video? Sono belli i lapsus freudiani. Allora, dentro questo video ci metto il contenuto di questo panierino di cappuccetto rosso dell'IKEA. Qui dentro ci sono i miei prodotti favoriti per il mese di agosto, prodotti favoriti per quanto riguarda la cura del corpo e del viso. Perché ho già fatto un video con i prodotti, come si dice in tedesco, con i decorative cosmetic, cioè con i cosmetici decorativi da decorazione per il trucco, e volevo fare anche un video con i prodotti che ho usato veramente veramente molto, forse più dei cosmetici da trucco, durante il mese di agosto. Allora, si parte subito con un prodotto poco impegnativo, nel senso che non c'è tanto da dire su questo prodotto. Si tratta di un profumo della B&B, ve lo faccio vedere sperando che la fotocamera metta a fuoco. Questo profumo è stato acquistato in Italia, è un profumo all'ylang ylang, è un profumo, dall'odore molto molto intenso e molto buono, e però per niente pungente, non prende affatto alla gola questo profumo, e questo è il motivo per cui mi piace così tanto. Il profumo è un profumo intenso, direi piuttosto esotico, piuttosto femminile, leggerissimamente speziato, non eccessivamente dolciastro. Credo proprio che questo profumo rimarrà nella mia memoria olfattiva come l'odore di quest'estate 2010, perché io ho una serie di profumi sulla mensola nel bagno e durante il mese di agosto, ma anche durante il mese di luglio, gira che ti rigira, tutti i giorni ho preferito questo. Quindi l'assoluto preferito per il mese di agosto per quanto riguarda i profumi, il profumo all'Ylang Ylang della B&B, reperibilissimo, acquistabilissimo in Italia, sia nel negozio fisico pescarese Sai Cosa Ti Spalmi, sia sul sito di Sai Cosa Ti Spalmi, www.saicosatispalmi.com, o altrimenti su tanti altri siti che vendono prodotti naturali in Italia. Poi che cosa c'è? Poi c'è un'acqua termale che è l'acqua termale della Evian in mini confezione. Allora, perché quest'acqua termale è stata la preferita del mese di agosto? Il motivo principale è perché finalmente l'ho trovata. Nel senso, quest'acqua termale, la Evian, è la mia preferita preferita in assoluto tra le acque termali. Io l'ho scoperta l'anno scorso durante un viaggio in Francia, nella provincia, nella campagna francese della regione Champagne, e ne avevo comprato veramente un boccettone che poi è finito e poi ho scoperto con mia grande tristezza che quest'acqua termale non si trova in Germania. Adesso però improvvisamente si trova in questa edizione limitata nel flaconcino piccino che vedete costa 2,95 euro. Ed è un flaconcino piccino e si vende in tutte le profumerie Douglas in Germania. Chissà per quanto tempo continuerò a poter trovare questa acqua. Comunque, ed è per questo che è la mia preferita, perché sarebbe già la mia preferita per eccellenza, però purtroppo in Germania non si trova. Invece, durante il mese di agosto finalmente l'ho trovata. Che ci faccio con questa acqua? Dunque, questa è l'acqua, è l'acqua che tengo di solito nella zona trucco e la uso per bagnare i pennelli e per l'applicazione del trucco minerale. Nella fattispecie uso l'acqua termale di Evian per bagnare il pennellino che uso per applicare la polvere minerale, il concealer minerale della Elemental Beauty che si chiama Bright Eyes. Se non avete presente, cosa sia il concealer della Elemental Beauty che si chiama Bright Eyes, potete guardare nei video dietro questo, nei video prima di questo e nei video, specialmente nei video dei preferiti del mese scorso, di 2 mesi fa, perché credo che il concealer della Elemental Beauty lo
l'ho mostrato specialmente in quei video, ma anche in altri. E dunque, questa è l'acqua Evian. Nel bagno ho un'altra acqua termale, che è la preferita solita, quella che si trova qui in Germania e che io preferisco, e che è l'acqua di Vichy. Una piccola piccola annotazione sulle acque termali. Allora, c'è una differenza tra le acque termali? Sì, c'è una differenza di consistenza, di corposità, di leggerezza. Dunque, per quanto riguarda la mia esperienza, io posso dire velocissimamente al volo che l'acqua Aven è più indicata per le pelli molto giovani e per le persone che mirano a lenire i danni provocati dall'acne oppure dalle scottature. L'acqua Aven è l'ideale per questo ed è in generale indicata per le pelli giovani. Per quanto riguarda un'acqua termale che io trovo ottima, assolutamente ottima, è indicata per tutti, acqua leggermente più corposa dell'acqua Aven, allora l'acqua Evian, leggermente più corposa dell'acqua Aven. Poi ci sono le acque indicate per le persone un po' mature e sono l'acqua di Vichy, l'acqua termale di Vichy e l'acqua termale di La Roche-Posay. E basta, questo è velocissimamente quello che posso dire per il momento sulle acque termali. Dunque, mettiamo via questa, passiamo al prossimo prodotto. Il prossimo prodotto è un balsamo per il corpo alla rosa, Körper Balsam Rose. Insomma, vabbè, mi sbaglio con le pronunce. Qui c'è la versione in tedesco, poi se giro barbatrucco c'è la versione in italiano. Questa è una crema per il corpo del dottor Auschka, un balsamo per il corpo del dottor Auschka. Lo vedete qui in confezione mini, in confezione campioncino, tenendo conto sempre che i campioncini si pagano qui in Germania. Questa è una crema molto leggera, molto gialla, molto profumata e che mi è piaciuta molto durante il mese di agosto. Io l'ho ricomprata per tre volte, sempre nel formato campioncino, e attendo di avere il coraggio di spendere quei 16 euro che ci vogliono per comprare il formato grande normale. Questa è la consistenza della crema, come dicevo, una crema molto molto leggera. È una crema che si stende con molta facilità, si assorbe immediatamente, ha un meraviglioso, ma veramente tanto tanto buono odore di rosa molto fresco e non di petali in macerazione come spesso purtroppo alcune creme naturali alla rosa. Dunque, di rosa, dicevo, molto fresca e un misto anche di cannella, è un odore nell'insieme molto molto buono che mi piace veramente molto. Prossimi prodotti di cui volevo parlarvi sono tre prodotti della Martina Gebhardt, e non poteva essere altrimenti, che io ho usato veramente molto molto molto, me li sono portati dietro dovunque durante il mese di agosto, sempre sempre sempre. Sono tre boccettine, tre vasettini. Allora, il primo vasettino, il vasettino più sbrigativo, è questo, la crema per i piedi al baobab. Questa crema è una crema che io in tanti mesi di uso dei prodotti Martina Gebhardt non avevo mai provato, semplicemente per il fatto che avevo già incominciato e già usavo altre creme per i piedi, per cui in attesa di finire quelle non avevo mai provato i prodotti della Martina Gebhardt per i piedi. Invece poi finalmente ho provato, c'è questa linea al baobab. Questa è una crema molto densa, molto ricca, con un profumo di sottobosco leggermente muschiato, un profumo che è anche un po' tipico della Martina Gebhardt, ed è un profumo molto molto buono. È una crema densa e anche un po' liquidina, come potete vedere. E anche questa, come tutte le creme della Martina Gebhardt, come prima impressione sulla pelle sembra molto grassa e molto unta, in realtà si asciuga dopo pochi secondi dall'applicazione e lascia i piedi veramente veramente in ottimo stato. Quindi mi è piaciuta molto, l'ho usata molto quotidianamente durante il mese di agosto. Altra cosa per il corpo che ho usato durante il mese di agosto, che è della Martina Gebhardt, è questo Nagel Balsam. Ora, Nagel in tedesco significa due cose, significa chiodi e significa unghie. In questo caso questo è un balsamo per le unghie e non per i chiodi. È un balsamo per le unghie che uso molto volentieri la sera, è proprio un momento rilassante della mia serata. È un balsamo piuttosto solido, come potete vedere. L'applicazione è molto semplice, si fa semplicemente così e poi si massaggia intorno alle dita.
La prima impressione è, come forse riuscite a vedere, di unto, però poi questo balsamo di nuovo si asciuga molto molto in fretta, viene completamente assorbito dalla pelle, dalle unghie, dalla pelle circostante intorno alle unghie e dalle unghie e fortifica sul serio le unghie, le fa diventare più dure, più resistenti, appiana quelle specie di quelle cunette, quei dossi che ci sono alle volte sulle unghie, perdonatemi questo linguaggio da patente, però in questo momento questo mi è venuto in mente. E funziona veramente, è un balsamo che mi è piaciuto veramente, veramente molto. Ultimo prodotto di Martina Gebhardt che mi è piaciuto moltissimo in questo mese, ma non solo in questo mese, ossia il mese di agosto, ma anche adesso, nel mese di settembre, anche nei mesi precedenti, è il lip balm, il balsamo per le labbra. Lo vedete leggermente diverso rispetto agli altri video, perché nel frattempo l'ho finito e l'ho ricomprato, quindi questo è il vasetto nuovo con la confezione nuova e la sua nuova veste. Potete ben vedere qui dentro le raschiature della spatolina con cui io prelevo il balsamo per le labbra. Questo balsamo per le labbra è assolutamente fantastico. Io sono sempre sempre più fissata con questo balsamo per le labbra, balsamo per tutti i giorni, per i momenti in cui sono a casa, ma soprattutto base per i rossetti e lucida labbra. Il perché è presto detto, perché questo balsamo fa una copertura sulle labbra che è una copertura compatta, lucida, resistente e che fa in modo che qualunque rossetto di qualunque qualità, di qualunque provenienza, non si vada ad infossare tra le pieghette delle labbra e aiuta anche qualunque rossetto di qualunque qualità, di qualunque provenienza a resistere più a lungo, a resistere più a lungo senza cambiare colore e insomma, questo balsamo è veramente veramente buono. Ci sarebbe un discorso da fare, io ho una teoria sul perché questo balsamo sia così buono e migliore, per esempio, del burro cacao che io posso fare tranquillamente in casa. Il burro cacao che io faccio in casa è fatto di oli e di burri, manca un ingrediente, questo ingrediente è la lanolina. Allora, la lanolina è un tema delicato perché esistono due tipi di lanoline, la lanolina naturale e la lanolina sintetica da laboratorio. La lanolina sintetica da laboratorio è presto scartata perché è un prodotto brutto, è un prodotto che occlude i pori, è un prodotto che fa male alla pelle, è un prodotto che io sconsiglio assolutamente. La lanolina invece naturale, che cos'è? È il grasso prodotto dalle pecore ed è quel grasso che si va a depositare tra il pelo e la pelle delle pecore. L'estrazione della lanolina dalla pecora avviene per quanto riguarda la Martina Gebhardt che usa le pecore della Nuova Zelanda. C'è una documentazione lunga così che volendo si può leggere, però è scritta un po' in tedesco. Il prelievo della lanolina delle pecore avviene in modo del tutto indolore per quanto riguarda le pecore, quindi non c'è bisogno di incupirsi per il trattamento riservato agli animali. Gli animali sono nutriti con erbe di agricoltura biologica, quindi insomma è tutto a posto ed è tutto molto 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 di qualità. Per cui io mi fido della lanolina che c'è qui dentro, altrimenti non mi fiderei e tenderei a sconsigliare anche la lanolina di provenienza naturale. Oh, io non riesco a dire questa parola, la lanolina. Tenderei a sconsigliare anche la lanolina di provenienza naturale. Perché? Perché la lanolina solitamente una volta estratta e prelevata dalle pecore va raffinata con dei processi che fatti in maniera poco oculata e poco controllata sono dei processi aggressivi che lasciano nel prodotto finito, ossia nella lanolina che poi va a finire nelle creme che noi ci mettiamo in faccia, degli insetticidi, degli ingredienti chimici che possono provocare allergia, degli ingredienti che sono troppo aggressivi per la nostra pelle e che trasformano
trasformano la lanolina in qualcosa che teoricamente e potenzialmente sarebbe buono, ma poi diventa comunque deleterio. Quindi io ripeto il discorso: in generale, io assolutamente sconsiglio la lanolina e non compro niente che abbia dentro la lanolina. Però oggettivamente, invece, dopo 2 mesi di documentazione e di rimuginamenti, questa lanolina qui dentro va bene, è la patina che crea sulle labbra, è la caratteristica principale che fa di questo balsamo per le labbra un balsamo particolare e fuori dal comune, veramente. Basta, questi erano i prodotti di questo mese. Ci sarebbe anche questo che è un olio alla rosa moschetta, ma di questo farò un video apposta. Per questo farò un video apposta. Ciao, ciao, ciao.